Ebbene, ciao! Sono anche per i più scettici, sono finalmente arrivata nella mia stanza, sono finalmente arrivata in università, ho dovuto riarredare tutto, ho dovuto comprare un sacco di cose, fare la spesa per il mese, le persone possono vedere che sto parlando. E là. Ebbene sì, questo sarà il posto in cui vivrò per i prossimi, boh, anni. E niente, è stata un'esperienza assolutamente pazzesca, c'è sempre continuamente roba da fare, roba da sistemare, la mia finestra è rotta, la sedia anche, la doccia è congelata e non ho ancora capito come funziona la biblioteca, ma per il resto sta andando da grande. I miei capelli in compenso stanno soffrendo molto perché dopo grandi decolorazioni, perché al momento appunto mi sono fatta bionda in modo da poter cambiare delle robe dopo in seguito, il fatto è che sono completamente distrutti e l'aria londinese umida come se stessi all'interno di una specie di spugna gigante dove la gente nuota correndo li ha fatti tipo diventare come i rami degli alberi quando tipo fa freddo. Una cosa improponibile. Quindi in ogni caso sì, mi sono appena trasferita, volevo soltanto semplicemente aggiornarvi un attimo sulla mia vita. Per quanto possa non essere assolutamente interessante, who cares? Nobody cares, I don't. E con l'inglese è andato tutto bene, le lezioni sono buone. La stanza è anche piuttosto carina. Io oggi, quando mio padre mi ha abbandonato per tornare a casa dopo avermi portato le valigie, ho avuto un momento di oh mio Dio, che cosa sto facendo? E vi assicuro che non è assolutamente facile come sembra lasciare casa, per niente. Ti fai venire un sacco di complessi, ti mancano un sacco di persone. È un momento assolutamente distruttivo. Ma ebbene, sono qua e nei prossimi giorni vi terrò abbastanza aggiornati su quello che sto facendo. Comincerò con le lezioni, comincerò a lavorare e semplicemente volevo farvi sapere che non sono morta e che ricomincerò brevissimo a fare i video. Spero anche di tornare in Italia in un tempo decente e chiaramente fuori piove. Oggi oltretutto ho preso la pioggia tutta la giornata per poi terminare a Camden Town a mangiare una fetta di pizza. Ma whatever. Ho un sacco di cose da fare, un sacco di cose da comprare, un sacco di cose da vedere. O almeno questi sono i miei piani, i miei soldi hanno delle idee diverse. Ma in ogni caso, sì, ce l'ho fatta per il momento. So, stay tuned. Dovrei fare il buio? Sì, dovrei fare il buio. Certe cose non cambiano mai. Buia!